Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, ci troviamo proprio all'ingresso del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive nel giugno del 1911, quindi siamo a quasi un anno dalla sua ordinazione sacerdotale. Quindi abbiamo questo giovane frate sacerdote che purtroppo vive in famiglia, vive a casa, vive a Pietrelcina, non può vivere insieme ai suoi confratelli nei vari conventi, proprio perché vive questo stato di malessere, questa malattia, ecco, strana. Che cosa racconta? Ecco, aveva però l'onere di raccontare la sua vita al ministro provinciale, a padre Benedetto Nardella. Ecco, lui scrive: "Il comune nostro nemico seguita a muovermi guerra e finora non ha dato segno alcuno a volersi ritirare e darsi per vinto. Egli mi vuole perdere ad ogni costo, mi va presentando innanzi alla mente il quadro doloroso della mia vita e, quel che è peggio, mi va insinuando dei pensieri di disperazione. Ma molto sono obbligato dalla comune nostra madre per respingere le insidie del nemico. La ringrazi anche lei, questa buona madre, per queste grazie singolarissime che in tutti i momenti mi va impetrando e intanto mi suggerisca qualche nuovo mezzo, ecco, un nuovo mezzo affinché io possa in tutto compiacere a questa sì benedetta madre. Il segno più grande di amore che potrà dimostrarmi sarà appunto nel sapere che anche lei ringrazi per me la Madonna." Questo scrive il giovane Padre Pio a Padre Benedetto, ma poi aggiunge: "Ciò che mi rende più faticosa e noiosa la vita in questi giorni sono massimamente i dolori al torace. Il medico," scrive Padre Pio a Padre Benedetto, "mi ha suggerito queste parole, ascoltate: non ho che farti." E allora poi la risposta di Padre Pio e il racconto a Padre Benedetto. "Questa dichiarazione," scrive Padre Pio, "non mi rattrista affatto. Sento anzi sempre più il grande bisogno di abbandonarmi con più fiducia alla Divina Misericordia e così riporre in Dio solo l'unica mia speranza."